dopo 4 anni che provo a salire sul palco dell'Ariston, finalmente è arrivata la bellissima notizia. Sono felicissima e l'unica cosa che conta per me è sicuramente dare il meglio, fare bella figura, non mi preoccupo di nient'altro e spero solo di cantare bene. Per me è un'emozione grandissima poter salire sul palco di Sanremo, inizio a non dormire la notte, faccio fatica, mi sveglio continuamente e vabbè, però ne approfitto per scrivere con le persone che mi seguono su Twitter, Facebook. La canzone è una canzone scritta da Francesco Silvestre, si intitola Il Solo al Mondo, ed è una canzone d'amore bellissima, molto romantica e per chi ci crede o no, parla di un colpo di fulmine. Io ci credo ai colpi di fulmine e queste due persone si amano alla follia e sperano un giorno di poter stare insieme, anche se come spesso accade in un rapporto, non sempre si ottiene quello che si vorrebbe. Essere in gara con tanti artisti big che hanno fatto la storia della musica per me è una grande soddisfazione e cercherò di prendere da loro il possibile e sicuramente imparerò dalle loro esperienze. Il mio primo album si intitola Bianco e Nero, un titolo molto che appartiene molto a me, molto sentito, perché io sono o bianco o nero, non ho vie di mezzo e sarà un album sicuramente che ho sempre desiderato, sognato e voluto fortemente insieme a Lorenzo Suraci, il mio produttore Diego Calvetti e sicuramente Checco Silvestre che è stato il supervisore di questo mio percorso artistico. E conterrà 20 tracce insieme anche a brani che sono già usciti. E ci saranno delle sorprese molto, molto belle, piacevoli e io ho lavorato veramente con tutta me stessa e tutta la passione per quest'album.